Tajani, il nostro bravo Tajani, bravissimo Tajani, caro, dice che i soldati italiani non si toccano, vero? Bravo Tajani, i soldati italiani non si toccano. Ma sentiamo le tue parole, caro. Scritto di nuovo oggi al ministro degli esteri per dire che è inaccettabile quello che sta accadendo. Aspettiamo che facciano l'inchiesta e mi auguro che, visto che ci sono prove inequivocabili che sono stati i soldati israeliani a sparare contro le basi UNIFIL, stamattina c'è stato un altro incidente, anche questo inaccettabile, in una base dove c'erano anche una settantina di militari italiani, sono militanti di Hezbollah i nostri soldati, sono quelli che hanno sempre garantito con grande rispetto delle regole, lavorando per la pace, una situazione. Ma senti un po', Tajani, Tajani, caro, senti Tajani, ma perché la base UNIFIL sta proprio lì, accanto a una base militare di Hezbollah? Perché non lo dici questo? Lo Stato di Israele gli ha detto a UNIFIL: spostati, UNIFIL, spostati, perché tu, UNIFIL, sei proprio lì vicina a una base militare di Hezbollah, e io, Israele, devo sparare a questa base militare di Hezbollah. Spostati, spostati. Israele gli ha detto 3 volte a UNIFIL, ma UNIFIL non si è spostata. E allora Israele è andata avanti con le sue iniziative, perché Israele non vuole essere cacciata in mare da Hamas, Hezbollah e Iran. L'Iran vuole cacciare in mare Hezbollah, e l'Iran vuole cacciare in mare lo Stato di Israele. E tu, Tajani, Tajani, perché non dici agli italiani che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto sinora UNIFIL per controllare Hezbollah? Se non ci pensa UNIFIL a controllare Hezbollah, ci deve pensare per forza lo Stato di Israele con le sue milizie. Caro, 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 caro Tajani, che dici che i soldati italiani non si toccano? Ma che si devono toccare soltanto i soldati israeliani? Te la ricordi la Shoah tu? Te la ricordi Tajani la Shoah? Lo sai vero cosa vuol dire Shoah? Vuol dire 6-7 milioni di ebrei messi nei lager, poi nelle camere a gas, e poi lassù, lassù, lassù nei forni crematori. Bravo, bravo Tajani, che hai detto che i soldati italiani non si toccano. Bravo, bravo, bravo. A te, Tajani, a tutti voi, tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Masoni.